È una domanda complessa alla quale noi tentiamo di dare un supporto e una risposta da circa una decina d'anni in maniera molto più specifica, e pensiamo che l'innovazione passi attraverso una trasformazione dell'ambiente di apprendimento, quindi della dimensione dello spazio che a scuola si costruisce per avere degli apprendimenti significativi, esperienze didattiche significative. La trasformazione del tempo, quindi il tempo che dedichiamo all'insegnamento e all'apprendimento, soprattutto pensandolo anche in termini di un nuovo assetto dell'orario scolastico e della scuola sempre aperta, e poi ovviamente quello che passa attraverso la didattica, le metodologie che vengono utilizzate dai nostri docenti per far sì che si passi da un modello trasmissivo a un modello di cooperazione e collaborazione fra gli studenti, che portiamo a lavorare sempre più in gruppo in modo che possano anche sviluppare competenze di base, ma anche competenze trasversali e soft skill. Questa è la mission del nostro istituto, e ovviamente è strettamente legata a tutte quelle sperimentazioni che facciamo in campo educativo e che passano attraverso progetti che si occupano di didattica delle discipline di base, didattica laboratoriale e anche di specifiche sperimentazioni che facciamo utilizzando le nuove tecnologie a supporto di questa progettazione didattica che viene completamente cambiata. Dunque, ci sono progetti pluriennali che stiamo portando avanti dal 2014, e fra tutte ovviamente la rete delle avanguardie educative e le architetture scolastiche. Più recentemente però abbiamo aperto anche dei laboratori specifici dedicati per esempio alla lettura, la lettura ad alta voce e la lettura silenziosa, che facciamo in partenariato con il Festival della Letteratura di Mantova. Ma poi abbiamo quelli che sono dedicati ai divari, quindi formazioni sui nostri docenti per i divari nelle competenze di base, quindi la matematica, l'italiano e diciamo il mondo dell'umanistica e delle STEM. E poi un nuovo modo di andare a sperimentare l'efficacia di alcune metodologie didattiche innovative, come ad esempio il service learning, con il terzo settore e con le grandi organizzazioni internazionali, una fra tutte la CITO e UNICEF, con il quale facciamo Upshift, che è una sperimentazione con 3 scuole in Italia per vedere come si costruiscono competenze di inclusione anche nei confronti di tutti quegli studenti che vengono da situazioni di marginalità oppure che fanno parte dei giovani immigrati che vengono reinseriti nel nostro sistema scolastico.